Buongiorno, sto in questo momento tornando dal centro medico in cui ho appena effettuato il check rapido per controllare che fosse tutto a posto, bla 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 bla, perché domani poi vado a Roma, quindi sono andato a effettuarlo. E ora sto tornando a casa, purtroppo oggi ho un miliardo di consegne, di pacchi che mi devono arrivare. Spero vivamente di non essermene perso nessuno mentre ero via. Mi ha chiamato ora un corriere che è sotto casa, ma sono praticamente arrivato. Dai che riusciamo a prenderlo. Muoviti! Recuperato. Mi ero completamente dimenticato sto facendo delle lezioni di dizione in questo periodo, perché mi interessa migliorare la dizione per parlare qua su YouTube, ed è molto interessante, un argomento che mi ha sempre affascinato tantissimo. Detto questo, mi ero completamente scordato della lezione, quindi ho ordinato da mangiare, è arrivato, ma è rimasto qua al freddo per tutto questo. Wow, sembra una bomba. E qua, quindi niente, ho fatto un'ora di lezione con il cibo qua che mi aspettava, perché mi ero completamente scordato. Bravo Efraim. Vabbè, Griffin come al solito, si fa pranzo. Veramente, veramente buono questo fish burger. Bravi, prenderò più spesso, anche loro sono buoni. Nonostante sia stato fermo un'ora, però molto bene. Salve, sono stanco. Ho lavorato fino adesso e adesso sto collassando un attimo. Ho fatto un sacco di roba produttiva, quindi molto bene. Comunque, prima che mi dimentichi, mio fratello ha fatto una canzone in questo contest e sarebbe divertente vincesse, cioè più visualizzazioni, più roba. Se volete andare a mettere un mi piace, perché c'è questo che sta vincendo e anche questo, voglio dire, questo non è mio fratello, è un suo amico che è nel video. Lui ha girato il video, ha fatto tutto il resto, insomma. Non so se vi interessa, vediamo a quanto lo facciamo arrivare. Mi diverte sempre un casino questa cosa. Vediamo a che numero, dai, forza, forza. Comunque ero qua che sto cucinando cena. Un po' triste una sola, vabbè. Mi è arrivato adesso il risultato del test. Negativo, quindi sono pulito. Molto bene. Buongiorno, sono le 6.55, alle 7.40 ho un treno. Direzione Roma. Fa decisamente più caldo qua a Roma che a Milano, giustamente direi. Ora aspetto un personaggio che ho casualmente incontrato, in realtà mi ha scritto dicendo che sta venendo anche lui a Roma e sta arrivando col treno dopo. Salve. Ecco l'uomo misterioso. Stato misterioso per tipo 30 secondi perché l'ho detto una clip fa, però. Ora ci dirigiamo direttamente all'evento, mi sa che prenderemo un taxi perché hanno fatto entrambi i treni in ritardo a causa del mio treno. E comunque completamente a caso, ieri ho visto che stavo andando a fare il tampone perché l'abbiamo fatto tutti e due per lavoro. Quindi possiamo toglierci la mascherina, possiamo essere congiunti. In teoria sì. E ho detto chissà se è oggi è tutto stato confermato. Andiamo a Cecilia Metella. Arrivati alla location e adesso costruiamo i contenuti che dobbiamo costruire, che vedrete poi sul mio Instagram. Ci sarà anche del cibo ad un certo punto, però prima un po' di lavoro. Abbiamo fatto un veloce pranzo da crew e ora finiamo di girare i contenuti che ci sono da girare. Però è molto affascinante, la location è molto bella. Dopo vi faccio fare un girettino veloce. Intanto che mi unisco la frutta. C'è un secondo giardino di qua, molto bello, fontanella. E poi abbiamo ovviamente le macchine a disposizione per girare i vari contenuti. Pesa? Serviva la torretta. Bello avere un bagagliaio, eh? Ok, abbiamo girato i contenuti per Franz, adesso giriamo i miei contenuti all'interno. Stiamo solo aspettando la macchina che hanno monopolizzato laggiù. E niente, poi ci siamo quasi. Tra l'altro io alle 5 devo ripartire da qua perché devo andare a prendere il treno e tornare a Milano. Tutto in giornata, una follia. Però, vabbè, questo è un dettaglio in più. Laggiù è partito un fumogeno nel frattempo. Sono le contestazioni. Ok, stiamo andando a fare qualche ripresina col drone, le ultime robe. Adesso dobbiamo uscire da questa porta che è più stretta della macchina. Magari il portafoglio con la patente me lo porto?
Non abbiamo la mascherina perché abbiamo fatto entrambi il tampone, siamo entrambi sani per questa produzione. Ah, stavo cambiando marcia, ma essendo tenuta in elettrico non c'ha marcia. No, va, va da sola. Che roba. E non sono abituato a questa tecnologia. A questa tecnologia, però mi tocco questo ora. Ok, abbiamo ultimato le riprese che mancavano. Ora devo recuperare un taxi e tornare in stazione. Roma Termini. Ora direzione treno. Certo che iPhone in queste condizioni è diventato veramente incredibile. Dio, che stanchezza. Certo che Roma-Milano in un giorno è tosta. Però è stata una giornata super produttiva, un sacco di robe interessanti e chissà che non se ne sviluppino altri in futuro. Quindi direi molto bene. Ora, ancora un veloce appunto in realtà sulle AirPods Max. Ne parlerò sul canale, questo sta a voi, fatemi sapere se vi può interessare. Io non sono mai stato un grande fan di cuffie over ear, on ear, uso queste se devo registrare qualcosa, che sono da studio classiche col cavo, o per monitorare l'audio. E di recente Sony mi ha mandato le VH1000 Mark IV, che sono le loro nuove cuffie noise cancelling eccetera, e le trovo veramente ottime. E sono anche ad un buon prezzo relativamente alla qualità e al risultato che poi ti tirano fuori, per cui io mi sto trovando molto bene. E ripeto, non sono mai stato un appassionato di cuffie perché mi hanno sempre fatto venire mal di testa e mi davano fastidio. Con queste mi sto trovando bene, non le uso tantissimo quando esco di casa, vado in giro. Uso comunque le AirPods perché per me sono le cuffie in assoluto migliori, AirPods Pro classiche. Loro sono perfette. Queste le ho usate ad esempio andando giù a Roma in treno e sono veramente ottime per lavorare, per ascoltare un po' di musica, anche perché non mi danno così fastidio alla testa. Oppure vanno bene per viaggi in aereo, se devo fare magari una live su Twitch, queste sono un po' più belle rispetto a queste cuffie. E quindi sono tutto quello di cui avevo bisogno. La settimana dopo Apple mi presenta delle cuffie fighissime, che esteticamente mi piacciono, hanno i pad sostituibili in maniera magnetica, ci sono dei dettagli ricamati all'interno, tanti piccoli dettagli, sono perfette esattamente come fa Apple. Non le ho provate, mi piacerebbe provarle, fatemi sapere nel caso le prendo, così le provo, le testiamo e ve ne parlo poi in uno di questi prossimi weekly vlog. Il punto è, mi piacciono tantissimo e potessi averle, le userei quando necessarie, ma rispetto al fatto che le uso veramente poco le cuffie così, se non in casi particolari tipo treni, aerei eccetera, ha senso per me spendere 600 e passa euro su delle cuffie? Non so se per me sono così necessarie, ecco, molto semplicemente. Mi trovo veramente benissimo con le AirPods Pro, loro sì che sono il mio prodotto preferito in assoluto di Apple. Cuffie over ear sono quasi più uno status in un certo senso, cioè vai in giro con le cuffie di Apple in aereo, fichissimo. Necessario? Sta a voi e a quanto date importanza delle cuffie di questo tipo e a quanto effettivamente le usate. Volevo dirvi la mia a riguardo, però fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi e ci rivediamo la prossima settimana con un contenuto molto interessante. Magari vi lascio un mini spoiler per il prossimo weekly vlog settimana 7.